In quei tempi questo era un teatro e c'erano anche delle campagne politiche. E io ricordo quel giorno, Carlo, qua davanti, che io arrivai e tu eri qui e venisti vicino e mi dicesti: ma senti, ma è tutta questa faccenda. Cosa c'è da dire? E io ti dissi: guarda, ti garantisco. Sui Mosè, sui Covezzi, sulla Lorena, tranquillamente, gli altri non sapevamo, sapevamo uno, un altro, ma non si capiva bene quanti erano, com'erano. Io con loro ti dico che non c'è nulla, non c'è proprio niente, perché da maestra che non si fida sono andata a casa loro e io gli ho proprio chiesto: Lorena, posso venire a vedere la casa del mostro? Voglio venire a vedere la casa. Dove sono stati fatti questi bambini che, beh, e così ti dissi: non c'è nulla. Anzi, ti dissi: se non mi credi, parla con il donatore. Sì, grazie. Faccio senso. Bene. No, guardate, come si suol dire, le vie del Signore sono infinite e portano per strade strane. Don Ettore fu il mio professore di religione al liceo Tassoni, l'ho conosciuto lì, era negli anni 60. Poi, quando venne parroco qui a Finale Emilia, facciamo un salto di 30 anni, sulla base delle notizie che erano venute fuori sui giornali, mi convocò, perché avevamo un'amicizia fraterna in canonica, per parlare con la signora e il marito, insieme, disperate, perché gli erano partiti via i quattro bambini, non si capiva perché, e mi hanno chiamato perché potessi sentire la loro storia, che cosa era accaduto, per intervenire in Parlamento, fare interpellanze, interrogazioni, storie che poi sapete, ho fatto già eravamo nel 98-99 allora, e poi andai. E lì Don Ettore, inutile che dica chi era, è stato il mio insegnante, un mio amico, un personaggio straordinario, ma ho conosciuto anche Don Giorgio perché, viste le accuse che giravano, sono andato a trovarlo per fargli raccontare anche il suo punto di vista. Direi poche settimane prima della tragica morte, per infarto, su questo processo. Ora, voglio dire una cosa soltanto, però che credo sia importante. Più il tempo passa, più le cose peggiorano. Per quanto riguardano Don Giorgio Govoni, per quanto riguardano Don Ettore, per quanto riguarda questa vicenda. Perché se prima le cose erano chiarissime, nel senso che tutta la comunità di Massa Finalese, i parroci, le maestre, gli insegnanti, i compagni di scuola, nessuno credeva a quelle robe incredibili che venivano raccontate, i bambini ammazzati, le teste spiccate, sì, dal collo, decine di bambini scomparsi, robe che non stavano né in cielo né in terra. Quindi la comunità si era stretta attorno a quella che pensava fossero delle vittime di una campagna costruita su nulla, e mentre i due vescovi di Modena, sia il vescovo emerito Monsignor Quade, sia il Monsignor Cocche, sia il clero modenese, furono unanimi a far quadrato attorno a Don Giorgio, senza nessun dubbio al mondo, mentre io per quanto potevo, prima da vicepresidente della Camera, poi da ministro, ho risposto in aula. E quindi agli atti del Parlamento c'è la ricostruzione, naturalmente sfruttando anche il lavoro di Don Ettore, certosina del fatto che tutta questa roba, per quanto io la conoscenza, io sto parlando della Lorena, sto parlando del marito, sto parlando di altre famiglie, che poi al mondo ci sono dei casi di violenza sui bambini, nessuno lo mette in dubbio, eh? Ma noi stiamo parlando di un'altra cosa, noi stiamo parlando di quella famiglia, di quel comitato, stiamo parlando di una realtà nella quale tutti gli abitanti del luogo, la diocesi, si schierarono a favore di persone che ritenevano giustamente accusate. Problema che prima ho detto dal liceo sono passati 30 anni, da quel 98 sono passati altri 25 anni e quello che prima era granitica certezza, adesso si comincia a incrinare perché passa il tempo, i testimoni di allora man mano vengono meno, cambiano i vescovi, cambiano i tempi, ci sono preti più giovani. E oggi noi abbiamo a che fare con dei comitati tipo Voci Vere che continuano invece a dire che Don Giorgio era una persona perversa, che insidiava i bambini, che la storia delle orge sataniche era vera, i bambini venivano ammazzati, sacrificati al demonio, contestano la sentenza di assoluzione
Il problema è che quella granitica difesa che c'era stata allora in Don Giorgio adesso è venuta meno, perché quando passa il tempo le tesi dei testimoni oculari di chi sapeva, di chi conosceva, di chi aveva toccato con mano, rischiano di essere pari a quelle che continuano ancora oggi a diffamare. L'ultima qua è stata 6 mesi fa, perché 6 mesi fa di nuovo questo comitato Voci Vere, che sarebbe, ahimè, i genitori adottivi dei 4 bambini. Signori, mentre noi parliamo siamo nel 2022, i figli della Morselli, quelli grandi, continuano a giurare di essere stati loro personalmente ad ammazzare altri bambini, ad avergli tagliato la testa. Cioè continuano a ripetere le cose che, se qualcuno ha visto il lavoro di Trincia e la roba di Amazon, vede che un giudice istruttore di Mirandola gli metteva in bocca per dire: diteci che poi andate a giocare. Tutti una serie di incredibili fandonie che però oggi vengono ripetute nuovamente per diffamare Don Giorgio, per diffamare Don Ettore, perché tutto quello che avrebbe scritto Don Ettore sarebbe falso, per contrastare nuovamente la diffusione di un libro che, ricordo, già allora venne mandato al macero, perché profeticamente Don Ettore, che aveva capito tutto, l'aveva scritto, ma quel libro non poteva essere distribuito perché l'editore in quel clima si prese paura, ingiustamente, ma venne censurato, distrutto, e grazie a lei e chi ha collaborato con lei, per fortuna dopo anni ha potuto essere ripubblicato, perché almeno quella testimonianza certosina, bellissima, geniale. Oh, Don Ettore è un genio, perché scrivere e ricostruire, mica era avvocato, però era intelligente, e quindi vedeva le contraddizioni che emergevano dall'accusa rispetto a questi bambini, l'ha scritto e testimoniato. Quindi stasera era un mio dovere venire qua per dire a chi c'era, a chi non c'era, ai giovani: pigliate il libro, tenetelo, leggetelo, perché la battaglia non è finita. La battaglia della verità contro la menzogna continua. Il rischio è che fra pochi anni, appunto stavo dicendo, viene modificato il quadro, e quello che è la verità diventa la menzogna e viceversa, perché c'è chi ancora oggi vuole criminalizzare un'intera comunità e vuole far passare dei santi sacerdoti come dei demoni. Grazie Carlo. Grazie Carlo. Sì, è faticoso, ma è doveroso rimanere ancorati alla verità. E questi sono documenti storici, non c'è letteratura sopra, sono documenti.